Da quella parte? No, no. Che si può guardare, come fate a vedere? No, io non piace. Io lo finirei di fare così. Aspetta, guardi, è un pubblico così numeroso, quindi l'emozione salirà alle stelle, va bene, è importante. E, allora, ne approfitto proprio perché ci sono delle facce nuove per dire due secondi che cosa sono le persone libero. Forse molti di voi avranno letto lo splendido articolo sulla stampa di Flavia Amabile, che non smetteremo mai di ringraziare, non per questa notorietà, perché questa ci spaventa e basta, ma per la diffusione di questa informazione sull'evento delle persone libero. Nelle varie interviste che mi sono toccate questa settimana qualcuno ha detto che è un fenomeno, non è vero. Qualcuno ha detto che è un movimento, non è vero. Quindi proprio perché se magari sentite queste etichette, io sono qui per specificare che i giornalisti esagerano. Siamo delle lettrici, dei lettori comunissimi, banalissimi vorrei dire, che hanno rispetto ai lettori normali avuto il coraggio di tirare fuori la propria voce. È un coraggio che continuano tra l'altro a sperimentare al di là delle proprie forze, quindi non si sa questo viaggio dove porterà, non ci interessa, è il viaggio in se stesso che ci piace fare. Vi racconto come è nata l'esperienza delle persone libero. È nata dall'incontro meraviglioso con Antonio Rodriguez Menendez, stasera lo dico in maniera meno rocambolesca, perché ci stanno, c'è la TV messicana, non me la sento di fare questa figuraccia e quindi mi contengo. E, allora, Antonio è il fondatore del progetto Fahrenheit Las Personas Libro. Un ragazzo che è iscritto all'Associazione Donne di Carta ha fatto parte di questo gruppo in Spagna, ce ne ha parlato e noi come Donne di Carta abbiamo invitato immediatamente Antonio a farci capire meglio di che cosa si trattasse. E abbiamo fatto con lui a maggio uno stage intensivo di 4 giorni, intensivo veramente, perché non abbiamo solo imparato le tecniche di memorizzazione di un testo, ma abbiamo imparato a tirare fuori la nostra voce ed è un'esperienza di autocoscienza, ve lo assicuro, proprio perché uno non è abituato. E soprattutto non la voce da attore o la voce impostata, ma la voce vera, autentica, che un lettore ha quando incontra un libro e che quindi cambia rispetto ai libri. Perché è vero che i libri, gli editori, stasera c'è Playground, noi siamo felicissimi, è vero che i libri sono un prodotto dell'editoria e dell'autore, ma in realtà la ricchezza del libro la fa il lettore. E la fa il lettore al punto tale che ogni lettore sullo stesso libro legge un libro diverso. E anche quindi la voce che legge lo stesso libro fatta da diverse persone è una voce diversa. Stasera ne avrete anche la possibilità, se resistete alle 10, fino alle 10 con noi, di verificare dal vero la differenza timbrica su un medesimo testo dei lettori diversi, oltre che dell'autore stesso che ci regalerà la sua voce. E, quindi, avendo fatto questo stage, abbiamo imparato in qualche modo ad avere più attenzione al testo, perché il recupero della memoria nella lettura è un'esperienza importante, in quanto diventa quasi un'analisi del testo. Bisogna stare attenti alle virgole, bisogna stare attenti alle pause, bisogna stare attenti alla scelta di un aggettivo piuttosto di un altro. Se si legge con troppa velocità e con disattenzione, si tende a sostituire, cioè a creare il sinonimo rispetto alla parola. E imparare a memoria significa leggere con quella lentezza e con quell'attenzione alla parola che fa dire è questa e non un'altra. E questo diventa un impossessarsi del testo e di uno stile. Noi abbiamo riscoperto gli autori che amavamo, abbiamo scoperto forse anche il perché li amiamo. E quindi questo credo che sia una ricchezza in più che aiuta il lettore ad acquistare consapevolezza e aiuta i lettori e le lettrici a conquistare una cosa dimenticata, il piacere di leggere. Perché si legge sempre meno?
mi hanno chiesto perché tante donne. Guardatevi, perché tante donne? Perché intanto dalla seconda metà dell'Ottocento sono le donne che reggono lo zoccolo della lettura e reggono anche l'editoria. Se non ci fossero le donne, gli editori andrebbero a casa e farebbero un'altra cosa. E è vero che anche in un momento di non altissima letteratura, diciamocelo, perché non è questo un secolo che ha prodotto una letteratura di qualità così forte, e c'è molta roba, uso proprio questo termine, che spesso confonde anche i lettori, perché sono spinti dall'imposizione mediatica a comprare quel libro perché c'è l'autore famoso. C'è tutto un marketing dietro all'editoria che a volte disorienta e fa anche perdere il gusto della lettura, perché spesso e volentieri poi questi libri deludono. E questo va detto. Allora, anche nella riscoperta che noi stiamo facendo dei libri, siamo partiti da una considerazione semplice. Noi scegliamo i libri che amiamo. E quindi possono essere diversissimi, dai contemporanei ai classici. Possono essere testi di canzoni, perché i testi di canzoni scritti bene sono delle poesie. Quindi, e soprattutto ci hanno colpito. Quindi scegliamo ciò che ci ha colpito, ciò che ci ha detto qualcosa. Passo successivo, vogliamo condividerlo, e questo è un altro elemento importante. Il lettore non è più una persona sola in casa che legge il libro, ma è una persona che attraverso la voce comunica il piacere che ha provato, la bellezza di un testo, e vuole condividerlo con altri aspiranti possibili lettori. In queste 10 tappe che noi abbiamo fatto da maggio ad adesso, andando in giro ovunque, per le piazze, per Ariccia, per lungo il corso, dando proprio fastidio alla gente che beveva il caffè ai bar e raccontando senza chiedergli il permesso il libro che eravamo. Situazioni un pochino più diciamo normali, come a Castel Sant'Angelo durante le manifestazioni che sapete c'è durante l'estate lungo il Tevere, dove c'è già un palco e quindi c'era già più un discorso teatralizzato. A situazioni come alla Banca del Tempo di Ciampino, che ci hanno invitato, che invece era la sala consiliare, dove le persone normalmente si riunivano. La Banca del Tempo sono persone che hanno una certa età, tra l'altro, e che sono rimaste incantate dall'ascolto, anche perché una cosa che ha colpito molto nell'intervista è che io ho detto che siamo 24 persone oggi, siamo partite in 7, quindi vuol dire che durante queste tappe qualcuno si è convinto, qualcuno se ne va, qualcuno ha i suoi tempi di vissuto, è tutto libero ed è giusto che sia così, ma ha colpito le due estremità, il ragazzo più giovane che sto aspettando ma non arriva e la persona più anziana che per ragioni di orario stasera, perché è cascata, ci dicono, quindi vabbè, che ha 92 anni. Non si è fatta niente, ok. I due estremi hanno più o meno la stessa capacità di memoria, perché i ragazzi di 16 anni non sanno più cosa significa usare la propria memoria, in quanto c'è il computer, in quanto c'è il telefonino, in quanto ci sono tutti quanti i sistemi elettronici che in realtà delegano la nostra capacità di memoria. La signora di 92 anni che ha presentato 4-5 righe di un testo che lei ama molto, in realtà ha solo una fatica, voglio dire, nella dizione, ma la sua capacità di memoria è decisamente maggiore anche della mia, perché lei è cresciuta alla scuola della memoria e quindi non deve stupire che sono le persone di una certa età che poi in realtà dicono che avete scoperto l'acqua calda, io sempre letto ad alta voce, cosa che noi non facciamo più, e ho sempre in realtà imparato a memoria i testi e ha una capacità di dirli esattamente con quella colloquialità, con quella naturalezza, con quella spontaneità che invece per noi è un lavoro, perché ciascuno di noi deve tenere a freno la sua voglia di fare l'attore, non essendolo, e ricordarsi che è semplicemente un lettore. Quindi questo sono le persone libro, non è un fenomeno e non è un movimento. Stasera non siamo tutte, ma questa anche fa parte del nostro gioco, cioè chi può viene, chi